Sono oltre un centinaio i campioni di DNA raccolti dai carabinieri nel tentativo di dare un nome all'assassino di Katia Dellomarino, la 41enne ritrovata senza vita sul greto del torrente Afra a Sansepolcro il 12 luglio scorso. Il materiale genetico sarà a breve comparato con il DNA di ignoto 1, il profilo isolato durante l'autopsia, che apparterrebbe a un uomo dell'Europa. Le prime comparazioni, circa una decina, avevano dato esito negativo. Adesso sono attesi i risultati dei successivi confronti, quelli con la seconda fascia di campioni di materiale organico inviato al laboratorio di analisi. Intanto proseguono le indagini a 360 gradi. I carabinieri della tenenza di Sansepolcro hanno ascoltato anche Don Francesco Mariucci, il parroco di Lama, che aveva incontrato Katia la notte prima dell'omicidio. Il sacerdote ha raccontato agli inquirenti quell'incontro avvenuto intorno alle 23:30 di lunedì 11 luglio. Quando la 41enne si era presentata davanti all'ingresso della canonica della parrocchia di Lama a San Giustino Umbro ed aveva chiesto del denaro al parroco. Don Francesco, non conoscendo la donna, aveva così allertato i carabinieri della stazione di San Giustino che l'avevano controllata per poi lasciarla andare. A quel punto Katia si era allontanata a bordo della sua auto qualche minuto prima di mezzanotte, molto probabilmente andando incontro al suo assassino.